Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Lady Diana ha più volte creato scompiglio nella Royal Family, sovvertendo alcune regole rigide della corona, ma persino un regalo ricevuto prima delle nozze con Carlo ha destato scalpore. Lo sapevate? Già prima di sposare il principe Carlo, Diana Spencer ha creato scompiglio all'interno di Buckingham Palace con un gesto che non è stato preso bene dalla regina e la famiglia reale in generale. La futura moglie dell'erede al trono all'epoca ha rotto il protocollo reale a causa di un regalo ricevuto prima del matrimonio proprio dal suo futuro consorte. La regina Elisabetta si è infuriata per questa sua decisione ed è stata una delle occasioni che ha creato malcontento e tensione all'interno della corona. Lady Diana ha sempre fatto fatica a sottostare a tutte le regole e raccomandazioni della regina e dei vertici della realtà reale, e tra i vari errori in cui è inciampata c'è stato anche questo episodio spiacevole. Il caos per un gioiello. Tutto per colpa di un anello. L'anello di fidanzamento che Diana ha ricevuto da Carlo, facendo arrabbiare la regina. Perché? Cosa è successo? La principessa scelse l'anello in un catalogo di gioielli che le avevano sottoposto, e questo per la famiglia reale è inaccettabile, perché una futura sposa nella sua posizione non doveva avere un anello di fidanzamento come chiunque altro. Il gioielliere della corona, Garrard, in seguito infatti ha creato lui stesso l'anello in oro bianco con 14 diamanti e uno zaffiro imponente per rimediare all'errore. In fondo la colpa era stata in realtà di Carlo, che suggerì alla compagna di consultare quel catalogo, senza immaginare che quella decisione avesse agitato le acque. Un anello unico. Garrard ha realizzato questo splendido e unico anello ispirandosi alla spilla che il principe Alberto regalò alla regina Vittoria come dono di nozze nel 1840, facendolo in modo che Diana potesse ricordarsi di quello che aveva sua madre. Si sa che nel giorno del matrimonio ci sono alcune linee guida da seguire per scaramanzia, come il fatto di indossare qualcosa di blu, e questo gioiello ha rispettato anche quella usanza. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man.